Buongiorno amici, come state? Spero che tutti stiate bene. Cosa avete preparato per il tea time oggi? Io ho una tisana, limone, zenzero e miele di Manuka. Comunque, come vedete, io ho cambiato tazza perché vi avevo detto di tirare fuori il servizio buono, perché oggi abbiamo con noi un tenore principesco. Discepolo del re Luciano Pavarotti, un tenore con la voce di Stentore e con il fascino di Omar Sharif. Abbiamo con noi, e lo vedo qui che si è connesso, il sorriso più famoso della lirica and beyond, Saimir Pirgu. Saimir? Saimir? Non fare il timido. Aspetta, che sono più negato di quello che pensi. Allora, aspetta che non ti sento benissimo. Fai vedere bene tutto il tuo faccino e il sorriso più famoso della lirica and beyond. Che cosa hai preparato per il tuo tea time? Cosa stai sorseggiando? Beh, vuoi quello politically correct per sembrare più figo o... No, 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 a noi piace. Ah, questo è una. ho preso un caffè lungo americano perché ho pensato di prendere un tè, però poi dopo non avevo quello giusto e No, secondo assolutamente. me vado a Non è. farla di sti giorni, insomma, non avevo pensato di comprare il tè, perciò il caffè. Quindi tu ci vai a fare la spesa, o ti fai No. consegnare come la sottoscritta, perché io non mi muovo per nessun motivo. Esatto, io sono qua dentro dal 1° di marzo. Bravo, come me. E quindi come passi le tue giornate? Cioè, come le riempi? Allora, quando si è scapoli, perciò non hai bambini come vostra signoria che devi accudire, niente, ho un jet lag strano, ho un jet lag mio che... Mi sveglio veramente molto tardi e vado a letto molto tardi con l'orario nostro, insomma. Però Un gufo. non sono né con il jet lag americano e né con quello australiano, perciò non so, è una roba in Quindi c'è mezzo tra... l'orario di Greenwich e c'è l'orario di Pirgu, giusto? Praticamente è un po' più diverso è leggermente diverso da quello che di solito ho. Sai benissimo che a noi cantanti ci serve dormire tanto. Non parlo di te perché tu hai un'altra vita, non parlo, tu non entri in questa categoria, ma parlo di tutti quei uomini che fanno i cantanti lirici che si possono permettere di dormire un giorno di recita e penso che saranno tanti uguali a me, perciò dormo tantissimo e leggo tantissimo, sto sveglio tanto, vedo poco i telegiornali e le robe perché non ce la faccio più a vedere tutti questi... E sto virus che non ce la faccio più, voglio vedere, però insomma cerco di stare positivo. Quindi alla fine tu ti stai coltivando, fai anche dello sport? Sì, c'ho per fortuna un tapis roulant che non l'avevo mai usato, l'ho tirato fuori dal garage e l'ho portato su, e questo diciamo, e non essendo un gran cuoco, diciamo che sto resistendo a non mangiare, a non mettere un altro rotolo di pancia. Emir, tu hai vinto tutto. Quando ricomincerai avrai la voce spettacolare perché avrai riposato un sacco, il fisico atletico, cioè niente, tutto quanto. No, diciamo che mi La bomba. sto gustando anche la casa, perché nonostante tutto non avevo mai vissuto in casa mia, veramente. Casa mia. Ma te lo giuro, sono anni che non stavo più di 10 giorni all'anno. E adesso sono... All'anno, non al mese. Cioè, fatalità, per dirti, l'anno scorso sono stato più in Australia, a Los Angeles, perché se fai due nuove produzioni, passi 2 mesi. Certo. Più o meno tra recite che qui, insomma, a casa. E tu in questo periodo dove dovevi essere?
Io dovevo essere a Zurigo, che ovviamente la produzione è stata posticipata, e adesso speriamo che anche Londra, Covent Garden, non cancella, ma secondo me loro sono. Sarebbe giugno-luglio, però il problema, sai cos'è? Che se questa situazione, come abbiamo visto noi in Italia, adesso siamo diventati con la bandiera tricolore che. Siamo veramente molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino adesso. Adesso speriamo che gli altri paesi capiscano di fare la stessa cosa, perché mi sembrava molto strano che a Londra, dove è una città super in movimento, questo virus non amasse solo gli italiani e certi della. Era molto strano, perciò adesso spero che. A loro non andrà come da noi e che abbiano la possibilità. Purtroppo ama tutti, come vedi dai numeri No, è di... molto comunista da questo punto di vista. Il virus, gli piacciono tutti, i reali, gli artisti, i poveri, i vecchi, i giovani, cioè non fa È un distinzioni. po' un virus da livella, come la poesia del Totò. Ma tu come la passi la giornata? Tutto bene con due bimbi e lì. Io non mi Anzi, posso... anche quello grande. Non so cosa sia la noia, francamente, e poi mi piace scambiare due chiacchiere con i nostri colleghi ogni giorno insieme a una tazza di tè. Tu parlavi di paesi, è vero che sei italiano ormai tu da... Beh, sì, insomma, sì. Sei italiano, ma sei anche albanese. Io volevo, come dire, ripetere il mio grazie al tuo paese per quello che ha fatto verso l'Italia, con il cuore con cui l'ha fatto. Veramente siamo rimasti molto commossi tutti quanti. Quindi alla tua parte albanese volevo anche dire grazie. Ah, grazie, un ringraziamento che sono mo veramente molto fiero del gesto, perché comunque gli albanesi non hanno mai avuto la possibilità di ringraziare e adesso ultimamente lo fanno quasi tutti, cioè io l'ho fatto già da 20 anni perché sono in Italia ormai da tantissimo tempo, perciò è ovvio che l'Italia mi ha dato tanto, però in qualche modo ognuno di noi che è cresciuto, che ha avuto da questa cultura, da questo paese tanto, in qualche modo cerca di ricambiare, se non in questo gesto che ha fatto il nostro primo ministro, in altri gesti più piccoli che sono in tutti i giorni e penso che ormai hanno passato quelle difficoltà di una volta, perciò insomma, Beh, sono... è un momento bello per il nostro paese perché c'è una positività, nonostante il tempo, nonostante il virus, nonostante alle difficoltà che ogni paese come il nostro deve comunque combattere ogni giorno, però li vedo più positivi in tutti i sensi. Perciò grazie. Grazie Albania. Ti stanno salutando e ci stanno salutando alcuni che ci seguono. Io adesso Io non abbiamo... Aperto, devo dire che sono stato molto, molto riservato in questi giorni, non ho fatto né conferenze né interviste né non ho Visto. fatto non ho cantato né i balconi né nelle cose perché non so, mi sembrava un po' un'assurdità con tutto quello che succede, con tutti questi morti, era un po' non so, mentre capisco e intendo benissimo la voglia di tutti di esprimersi e di far su un po' la gente che ci sta vicino con un canto, con una preghiera, con un non so, con un libro. Non so, a me mi è sembrato molto più doveroso stare in silenzio e pensare a quelli che. Però sono quello che sente. Bisogna fare assolutamente quello che si sente, o pregare in silenzio e stare vicino alle persone che stanno soffrendo, oppure esprimere quello che si ha nel cuore, tutto è rispettoso, quindi capiamo tutti quanti. Adesso ti faccio evadere, ti faccio viaggiare e mi sa che se Corrado è connesso, sa che dovrà per forza scegliere uno di questi. Due viaggi, uno in campagna e uno nella savana, ma sceglierai nella savana, vero? Sì, nella savana perché non sono mai stato, nel senso è l'unico
Ho sempre pianificato di andare nel safari e non ci sono mai riuscito. Perché spesso e tante volte giro per motivi di lavoro, no? E sono sempre in giro. E per andare in questo bellissimo continente bisogna avere un po' più di tempo, cioè non i soliti una settimana o 10 giorni per veramente, A meno che non almeno ci sia. in questo periodo, ma non ci possiamo muovere. A meno che non ci sia un grande teatro, faccio un grande teatro in Kenya e andiamo tutti lì o in Insomma, Sudafrica. basterebbe anche in Egitto, in Egitto. Ci mettiamo lì sotto il Nilo con la cosa. Ti ci vedo. Allora, che pagina scegli? Pietro e Corrado sono felici che hai scelto la savana. Che Cioè, beh, pagina quella scegli? lì. Ma hanno numeri, come devo fare a scegliere? Fai come vuoi, dimmi un numero però basso perché ci sono poche pagine. Vai, ce la possiamo fare. Allora, 3, perché è un numero che mi piace. Eccola. Ecco, i monkey. No, è un babuino, è un Sì, ma babuino. è un piccolo chihuahua, un animale, insomma, uno di questi, È un non so se... babuino. Tu mi devi Che... dire cosa ti viene in mente quando pensi al babuino. Mi viene in mente che c'è una specie di scimmia che si chiama Simiro, Somiro, una cosa molto simile al mio nome, perciò mi Lo devi ricordo. prendere. Io la prossima volta ti voglio vedere con questo animale appresso. Beh, è molto piccolo, è una scimmia molto piccola, La volta. che sta negli alberi. Una mia collega, quando siamo andati, eravamo a Salisburgo. Non so, ti ricordi Tamara Riveri? Sì, Lei certo. l'aveva preso ed eravamo io, Elina Garancia, Nicola Olivieri, cantavamo a Salisburgo e siamo andati perché c'erano tante ste prove lunghe, lunghissime, siamo andati a vedere lo zoo di Salisburgo e lì c'era questa scimmia e lei diceva: "Guarda, sei tu qua." Perché? Che cara collega, quelle Ma prove. no, no, erano, è molto amica, cioè nel senso figuriamoci, non, però il babuino mi ricorda questa cosa qua. E adesso invece ti faccio viaggiare con la macchina del tempo. Vuoi viaggiare nel futuro o nel passato? Nel futuro sempre. Che barba! Ok, e poi ti Ma faccio viaggiare. perché che barba? Perché saranno 7 volte che faccio questa domanda, 7 colleghi hanno scelto di andare nel futuro. Adesso ci vai anche tu. Allora, Saimir, fra 20 anni, dove sei? Cosa fai? Farò sicuramente quello che faccio adesso. Sarò sicuramente avrò un po' più capelli bianchi che già sulla barba mi riescono, Ma c'è qualcuno. E penso che niente, sono curioso di come si evolverà il nostro mondo. Parlo del mondo della lirica, anche se sono molto fiducioso e molto ottimista, ma penso che sarò esattamente più o meno qui dove sono, cioè cantando in giro. Mi vedo così, non mi vedo, e anzi, non sono neanche preparato a cambiare idea di non fare il cantante. Cioè, spesso e tante volte tanti mi fanno una domanda e mi dicono: "Ma cosa faresti se nel caso, tipo adesso?" Niente, aspetto con gioia che la situazione finisce e penso che anche dopo 20 anni aspetterò con gioia di entrare in palcoscenico, cioè dopo quasi 18 anni che canto. È difficile dividere quello che sono in palcoscenico da quello che sono in vita normale, cioè, perché poi noi siamo un po' come camaleonti, cambiamo ruolo. E cambiamo anche certi ruoli, li portiamo anche dietro, dentro di noi. Certo. Alcuni piacciono, alcuni ci fanno schifo, ma tu devi ogni giorno parli. Semi, me lo fai, amici miei soldati, col sorriso da qua fino a qua? Perché...
Ma io mi ricordo la scena, tutta la tua vita, tutta la mia vita, scusa, la mia vita, non la tua, la mia vita, mi ricorderò. Allora, devo spiegare a chi ci sta seguendo. Eravamo a Parma, debutto a Parma, nel paese di Verdi, e questa signorina qua, che è signora, mi aveva fatto una testa così, che siamo a Parma, questi sono cattivi, devi fare così, devi fare colà, insomma. E io, nonostante a tutto questo, ero veramente molto assente di tutta questa, anzi, a dire il vero, mi sembrava, dico, no, c'è una provincia normale, italiana, loro si offenderanno, ma io la vedevo così, senza né mai, e dico, ogni volta che sentivo qualcuno che diceva, ma attenzione, sarà ben più importante e più pericoloso cantare a Scala o a Londra o a Vienna che a Parma. E invece no, lei mi diceva e insisteva su questa cosa qua. E così arriviamo alla prima, dove c'era un silenzio di tomba in teatro perché tutti aspettavano, perché era il ruolo e debutto anche in teatro e con un titolo il più gigante che ci poteva essere. Un po' di emozione soprattutto, e lei insisteva con la paura, e io di paura proprio, però emozione tantissima. E quindi Avete presente l'inizio dell'opera con tutto il coro, che ovviamente sa ogni parola perché fa da tutta la vita le st stesse opere da, non so, da centinaia di anni. E, scena aperta, silenzio, c'è un recitativo. E per la verità ci sono due recitativi così in tutta l'opera, dove non c'è niente, sono recitativi secchi, e io devo dare dei ordini. E uno dell'ordine era a dire il coro che uscite fuori, tra poco arrivo, e invece di tutto questo salto completamente almeno di 40-50 pagine, non lo so esattamente, vado su una, su, su Due atti sono. E vado veramente e dico: finisce il vaticinio. Dovevo dire il cenno mio di là con essi attendi a te, no? E tu mi guardi con quei occhi così, no? E dice, e cercando anche di aiutarmi, dicendomi le parole. Io, sapendo, avendo sentito tutta la tua ambaradam di come sono questi, per non fare la figura, per dire, che cosa? Feci con la mano, come dire, esci, perché la parola non mi viene, e non insistere. E a un certo momento ho fatto via, 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 via dal palcoscenico sicuro. Silenzio di tomba, il direttore, per fortuna, ha dato l'attacco e è andato avanti. Ma ce l'abbiamo scampata e nessuno ha capito. Secondo me, tutti quelli filosofici lì del Verdi hanno pensato: ma sarà una versione nuova? No, 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 che alcuni mi hanno detto, ma come? Ma socio, ma il tenore? Il tenore ha sbagliato le parole. Te che sarà mai? Allora, adesso è arrivato un momento, già ci hai fatto una confessione, però questa è la cesta delle confessioni, quindi adesso mescolo, 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 tiro fuori un bigliettino e sarà una domanda a volte un po' spinosa. Vado? Beh, beh. Non ho paura. Boh. Non hai paura? Dovresti. Qual è la tua più grande paura? Oddio, il tempo. Tic-tac, tic-tac. Il tempo. Sembra dilatato. Questi giorni per me sembra che veramente non passa. Ho sempre avuto voglia di avere tantissimo tempo e adesso non passa più. Cioè, ti giuro che mi sveglio ogni giorno pensando che era un sogno. Ma penso è una cosa che ce l'abbiamo tutti. Cioè, eravamo impreparati in tutti i sensi, che una cosa così ci poteva far riflettere poi così tanto, perché siamo diventati tutti filosofi, cioè, no? In questi giorni non si sa quanti libri e robe strane che ho letto che non avrei mai neanche aperto. Il tempo. Bene.
E adesso è arrivato il momento della dedica. Che cosa ci Ah, offri? sì. Beh, Che cosa vuoi condividere con noi? a cantare no, perché, boh, non so, lo trovo noioso cantare. Però, siccome ho scelto tre piccoli testi di un grandissimo uomo che ha avuto a che fare con me, anzi, è stato quello che, diciamo, in qualche modo ha creduto in me dai miei primi inizi, no? E allora inizio a leggere, poi dopo vi dico il nome. È il silenzio al termine di sinfonia a dare senso alla sinfonia stessa. Così è la morte che dà senso alla vita. Poi, Claudio Baglio. ecco, lo sapevi tu? Oh, e in questi giorni di far niente uno legge? Ecco, allora mi hai anticipato la risposta. E poi la musica è una terapia, è una delle migliori terapie che esistono. La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. E allora, quest'uomo mi ha salvato a me perché mi ha trovato così per puro caso. Alcuni amici suoi gli avevano detto che c'era questo ragazzino appena arrivato in Italia e lui era curioso perché diceva: ma com'è che ha vinto Caruso a 20 anni? Lo voglio sentire. E così è stato. Fatalità, in quel periodo lì non erano come i giorni d'oggi che potevi arrivare. Presi il treno da Verona, arrivai a Ferrara con un ritardo enorme. E lui aveva detto alla segretaria: io sono qui che provo fino alle 4 di pomeriggio. Quando arriva sto giovine, me lo fate sentire. E così è stato. Ho cantato solo metà aria, Cosa hai cantato? un'aura amorosa a metà. Lui mi fermò e poi mi ha detto: ma mi puoi far sentire anche questa cosa qua? Ha chiesto una cadenza di fare piano e poi collegarlo al secondo verso dell'aura amorosa. E così è stato. E poi mi sono trovato dopo 3-4 mesi a cantare con lui, cioè, tra virgolette, un culo così. Cioè, e comunque in quei tempi lì ero molto acerbo a capire un uomo di questa elevatura così grande, perché per ideologie politiche anche, cioè, lui era un uomo di sinistra estrema. E io venivo dall'Albania che aveva sofferto quella sinistra estrema e non potevo condividere tutte le sue idee. Che praticamente mi trovo oggigiorno da europeanista creduto e da europeanista che crede ancora oggi che l'Europa è l'unica cosa che ci può salvare in una globalizzazione totale del mondo. Che oggigiorno sta vacillando proprio perché, ecco, vedi, ti vedo già a te e mi trovo molto simile a un Abbado quando insisteva che il comunismo non siamo stati capaci di farlo. E praticamente oggigiorno si vede un'Europa che vacilla molto perché per tanti anni si sono fatti errori enormi, ma parlo da osservatore da fuori dell'Italia, che in tutti questi 20 anni o di più ha avuto dei governi veramente molto deboli a livello europeo. E poi Non mi parlare adesso oggi. troppo per adesso perché mi vengono i denti lunghi fin Oh, qui. ho capito, ma bisogna avere la capacità anche di guardarsi allo specchio. Non è colpa sempre dell'Europa e di tutto, però, cioè, come ho detto. No, sempre no, ma siamo in un momento, come dire, vagamente difficile, quindi mettere da parte le cose sarebbe male. Come ha detto il nostro Premier, siamo in un momento epocale che sta scrivendo la storia e non un manuale di economia. No, però io dico anche un'altra cosa, quando i gatti mancano, i topi fanno casino. In una situazione del genere, dove all'Italia e anche a tanti altri paesi mancano i personaggi veri per fare politica di altissimo livello, non è poi colpa dei stati diversi, perché alcuni stati hanno gente come la Merkel, che ha dei piedi di ferro.
E noi abbiamo gente impreparata a una cosa del genere. Sono un po' anche sfortunato. Io la penso un po' così. Cioè non, però onestamente, se l'Europa non funziona questa volta, non funzionerà mai. Ed ecco perché dico. Aspettiamo a vedere se funziona o non funziona. Voglio sapere innanzitutto qual è il tuo desiderio più profondo, perché questa è la candela dei desideri che fa avverare tutti i desideri più profondi e veri. Quindi, giocatelo bene. Vuoi desiderare Oddio, dell'Europa? Desidera dell'Europa? devo E poi devi pensare. iniziare. Ciao. Oddio. Ma sai che mi trovi un po' impreparata in questo? Dai, Saimir, veramente c'hai tutto quello che desideri, tutto? Beh, sono un uomo felice, guarda, ho fatto tutto quello che ho. Non ho desideri particolari, voglio solo una vita bella con tutti i miei cari, con le persone che amo e voglio bene. Questo è il desiderio più profondo che ho, che questa cosa che ho continui per sempre. E soffia! Grande, sei mia. Allora, chi avrebbe mai pensato che sarei venuto in Italia, avrei fatto il cantante in giro per il mondo, ma neanche. È un bel desiderio. Io vorrei che questo mio stato di felicità pura e vera rimanga per sempre. Cioè, cosa c'è di male a esprimere un desiderio? È un sogno, ma ti posso dire una cosa, cioè io ho sempre sognato questa cosa che ho. Da bambino io sognavo questa cosa, non sapevo esattamente se avrei fatto tanto o se avrei fatto, ma ero sicuro di avere tutto questo che ho adesso. E spero che questa cosa, questo cavolo di virus, non ci. È una parentesi, durerà quanto durerà, ma è comunque una parentesi. You have such a perfect Italian language, dice Aida. Ma Aida, Saimir è italiano. Cioè, oddio, no, non iniziare di questo perché mi sbranano i miei connazionali albanesi. Italiano, per forza, parla. Io lo conosco da una vita e parla italiano benissimo. Ecco, c'è una nostra, c'è Anna, che tra l'altro Ah, è sposata con un albanese. Te fa sì? la burrit. Sì, ma è sposata da 20 anni, non so, hanno due figli o tre, adesso non mi uccidere. Anna. Cos'è che le hai detto? Tafara. Gli ho detto salutami tuo marito. Non è una Ah, bella ma cosa, che può suonare molto male, detto a una collega, però. va bene, allora ti ringrazio, Semir. Adesso noi passiamo anche a Anna, immagino. Che cosa ha scritto? Falemin? Mi Falemin? ringrazio. Da 12 anni è sposata. Da 12 anni. Brava Annuzza! Due figli. Sappiamo che c'è. Infatti, ho chiesto scusa in anticipo. La Vabbè, troverò. sei sempre in tempo di fare un terzo adesso, sti giorni, Anna. Magari è in lavorazione, che ne sai tu? E ci vediamo con Anna sabato e intanto ti dico che c'è adesso una diretta Facebook come tutti i giorni di Marco Filippo Romano e Giulio Pellegrina che si chiama Aria, cioè Ora d'Arie e Duetti. E quindi adesso ci buttiamo in questa diretta Facebook, dato che tu adesso hai un pochettino di tempo da perdere, verrai anche tu. Verrai pure in Turchia, dice Pinnar. Comunque, cara Pinnar, mi raccomando. Bevete il vostro tè perché il tè si beve finché è caldo, lo sanno tutti. Solo tu non lo sai, sei mio. Io lo bevo anche quando è freddo, perciò sono un po' strano da questi punti di vista. Beve Non finché rompere! Finisci il vaticinio! è. Ciao! Finisci il vaticinio. Ciao.